Sanremo 2023, cosa è successo dietro le Blanco si sarebbe rifiutato di cantare? Cosa è successo dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023 dopo la triste performance di Blanco in diretta su Rai 1? Ieri sera nel corso della prima serata della kermesse musicale, Amadeus ha dato la possibilità a Blanco di esibirsi in diretta con il suo nuovo singolo. Un'occasione che il giovane artista ha sprecato, dato che è salito sul palco, dopo una serie di problemi tecnici. Ha iniziato a distruggere la scenografia della kermesse. Nel dettaglio, l'esibizione di Blanco sul palco di Sanremo 2023 è stata una delle più discusse della prima serata. Il cantante, pochi secondi dopo il suo ingresso sul palco, ha iniziato ad avere dei problemi di audio e a quel punto, ha smesso di cantare iniziando a distruggere la scenografia presente sul palco di Sanremo. Immediato l'intervento di Amadeus che è subito intervenuto per cercare di riportare la calma. Dopo la sfuriata in diretta dell'artista. In un primo momento, il conduttore del festival, aveva dato a Blanco la possibilità di potersi esibire di nuovo in un secondo momento. Nel corso della serata inaugurale della kermesse. Qualche ora dopo, però, Amadeus ha svelato al pubblico che Blanco non sarebbe rientrato sul palco dell'Ariston. Si vocifera che, dietro le quinte del festival ci sia stata un po' di maretta dopo la brutta performance proposta da Blanco in diretta televisiva su Rai 1. Sarebbe stato l'artista a rifiutarsi di esibirsi per una seconda volta, complici anche i fischi del pubblico presente in sala, che ha sonoramente bocciato il suo gesto.